Bella tutti compagnia, benvenuti nell'evento protocollo festivo di Battlefield 2042. Secondo evento appunto della Season 6 Creazioni Oscure, che va a festeggiare, trattandosi appunto di un evento di dicembre, il tema natalizio. Difatti qui sotto ci dicono: raduna la tua squadra durante le feste, per passare qualche notte non proprio silenziosa sul campo di battaglia. Dal 12 dicembre 2023 al 9 gennaio 2024, domina in quattro modalità che vedremo tra poco. Goditi i nuovi elementi estetici, le ricompense guadagnabili per i progressi sul lieto campo di battaglia. Ogni settimana appunto, dal 12 dicembre al 9 gennaio, ci sarà una modalità esclusiva appunto per questo evento. Per la prima settimana, che va dal 12 dicembre al 19 dicembre, troviamo la modalità Rapid Strike, modalità realizzata dal sergente Puggle 01, che offre un'esperienza della community più intensa per le festività. Rapid Strike è una variante di conquista più veloce, letale e realistica che mai. Riuscirai a sopravvivere abbastanza da prosciugare le forze del nemico? Io vi dico, adesso che sto registrando questo video, ho avuto modo già di provarla questa modalità, e devo dire è anche carina da giocare, perché innanzitutto si gioca in conquista 128. Seconda cosa, si gioca con le classi di Battlefield 3, armi, veicoli e tutto quanto. Dunque, a parte le mappe, niente di Hot Warfare, tutto quanto derivante da Battlefield 3. Terza cosa, ha delle impostazioni, diciamo, da fanatico, perché c'è il danno aumentato dei proiettili, difatti la maggior parte delle armi one-shottano. Solitamente su fanatico veniva tolto l'HUD e tutto quanto, invece qua mantiene la minimappa, l'HUD eccetera eccetera. Devo dire, per quanto è raro trovare una partita bella piena, perché magari a molti non piace la modalità fanatico, è davvero carina da giocare. E per quanto riguarda i premi di questa prima settimana, troviamo il portafortuna e il bastone del comando, un XP Plus di un'ora e una skin rara per Irish chiamato regalo incartato. Per quanto riguarda invece la seconda settimana dell'evento, che va dal 19 al 26 dicembre, troviamo la modalità attacco degli elfi. Gli elfi hanno bevuto una partita di eggnog avariato e sono impazziti. Riusciranno i Babbo Natale a sopravvivere gli elfi e a salvare la festività prima che sia troppo tardi? Questa modalità l'hanno già messa l'anno scorso ed era divertentissima. Per chi conosce la modalità infetto di Call of Duty, è una roba simile. Praticamente ci sono 4 player Babbo Natali armati fino ai denti e dovranno sopravvivere a delle orde, mi pare di 25-28 player, che appunto saranno gli elfi cattivi, che avranno come dotazione solamente dei coltellini. E per l'appunto gli elfi dovranno eliminare i Babbo Natali dovranno sopravvivere per vincere. E per quanto riguarda i premi settimanali, avremo una skin secondo me bellissima per il Nightbird chiamata il piccolo Blitzen, una skin per la cappa chiamata lo schiaccianoci e una skin set puntale per Angel. Per quanto riguarda la terza settimana di evento, che andrà dal 26 dicembre al 2 gennaio 2024, troveremo la modalità conquista caotica fanteria. In questa stagione di festività le calze sono piene di caos. Qui conquista si gioca a terra senza veicoli, con una velocità superiore per quanto riguarda cattura degli obiettivi, proiettili, rientri, lanci di attrezzatura e corsa. Questa modalità si è già vista anche in passato, era da 64 giocatori ed era divertentissima, perché è una modalità fatta proprio per divertirsi, non per tryhardare. Perché ad esempio puoi lanciare il C4 a tipo centinaia di metri, il coltellino da lancio è immediato appena lo lanci, con la balestra riuscivi a fare headshot da 300 metri come se nulla fosse. È proprio una modalità dove spegni il cervello e ti diverti. E per quanto riguarda invece i premi settimanali, troveremo la skin veicolo Blitzen per quanto riguarda il Bolt, la skin calza di Natale per quanto riguarda il MAV e un set chiamato duellante per Angel, che è vestito tipo da elfo. Per quanto riguarda la quarta e ultima settimana dell'evento, che andrà dal 2 gennaio 2024 al 9 gennaio, troviamo un'altra modalità che secondo me ci farà sbellicare dalle risate, ovvero superiorità Pondoke. Conquista si trasforma in un paradiso per Pondoke. Prendi il rampino e una pistola ed equipaggiati con C5 o il tuo lanciarazzi preferito e sfrutta le munizioni per i gadget infinite. Buon pandemonio! Praticamente, da quello che si è capito, sarà una modalità conquista 64 giocatori con un casino di veicoli UV2 Pondoke. Dunque troverete nel cielo migliaia di motorette che si sparano, RPG, cecchinate, coltellini, di tutto e di più, soprattutto perché ci sono munizioni infinite. Veramente sarà il tiro al piccione questa modalità. E come ricompense per quest'ultima settimana troveremo la skin veicolo bellissima per l'M5, non mi ricordo come si chiama il carro armato, chiamata Grande Nick, un'ora di XP Plus e una skin arma luminoso per lo Scar, che non so se è un errore che in realtà magari è dello Sfar oppure è proprio una skin per le armi di Battlefield 3, non ho ancora capito benissimo. Inoltre, se non avete avuto modo di giocare nelle settimane precedenti, la DICE riproporrà gratuitamente la skin per la K24, lo schiaccianoci e la calza di Natale del MAV appunto nel negozio. Oltre a tutto questo arriveranno anche nuovi bundle a pagamento, come ad esempio il bundle Decadimento per quanto riguarda Maria Falk, il bundle Clausola di Rescissione per quanto riguarda la M40 e la Sandel,
il bundle deriva genetica per quanto riguarda Irish e la C42, e per finire troviamo il bundle Morte Blu, che già lo potete trovare attualmente nel negozio, che costa 1400 Battlefield Coins. Ha un tema bianco, blu ed oro per quanto riguarda la K24, l'M53, il cecchino SVS10, il pompa NVK S22, una player card e una piastrina utente. Personalmente parlando, io me lo sono subito shoppato come bundle, perché soprattutto la skin dell'SVS la trovo davvero splendida. Ho avuto modo anche di shoppare questo bundle grazie a Electronic Arts Creator Network, che ci tengo a ringraziare davvero di cuore perché mi hanno dato dei crediti di gioco per appunto poter prendere questi bundle. E non solo, perché, come è successo anche per l'evento Dark Protocol, mi hanno dato due codici extra di Battlefield Coin per voi, uno da 1100 crediti e l'altro da 5000 crediti di Battlefield. Questo per darvi dei regali di Natale da parte mia di Electronic Arts. Come ottenere questi codici? Ebbene, nei prossimi giorni in live sul canale Viola, mi raccomando passate, giocheremo appunto gli eventi di Battlefield 2042 e durante queste live vi regalerò questi codici. Dunque rimanete sintonizzati sui vari social. E devo dire, mia opinione, è un'iniziativa bellissima da parte di Electronic Arts, che ci consentono a noi content creator di poter fare dei regali anche a voi della community. Su questo, davvero, brava Electronic Arts e DICE. E parlando proprio di DICE, qualche giorno fa DICE ha pubblicato un teaser su Twitter per annunciare ipoteticamente una season 7 molto molto succulenta. Innanzitutto bellissimo vedere Ryan McCarton vestito da Babbo Natale con tutti gli addobbi intorno a sé con scritto 777, i pinguini, la calza, la tazza e tutto quanto. Davvero magnifico, la DICE è sempre stata bravissima a fare gli easter egg, ma qui secondo me si sono davvero superati, davvero geniali, bravissimi. Oltre a questo simpatico easter egg, appunto per dire che ci sarà una season 7, si possono vedere anche due fogli di carta dove ci sono raffigurati il Sud America e una zona dell'est Europa, roba così, che dovrebbero stare a significare che forse la season 7 conterrà due mappe, una ambientata appunto in Sud America e una dalla parte dell'est, cosa confermata da parte di DICE proprio ieri, sempre tramite Twitter, dove annunciano ufficialmente che la season 7 arriverà a marzo e sarà una stagione enorme, ricca di nuovi contenuti, comprese le mappe. Dunque, plurale. Quello che ci possiamo aspettare è appunto più di una mappa, penso sempre le solite 3-4 armi nuove e magari l'aggiunta di altre armi di Portal, come la maggior parte della community sta richiedendo, come il sottoscritto che vorrebbe il Barrett M98 o M95, uno dei due insomma, e magari un nuovo gadget o un nuovo veicolo, un boh, non si sa che cosa ancora. Poi una volta che io e Max magari avremo l'opportunità di giocare in anteprima la season e vi potremo parlare meglio di tutto quanto, vedremo come sarà. Che poi, mia piccola idea personale, questa season 7 magari nasce proprio dalla rinascita di Battlefield 2042, dove, come già detto in passato, non tanto sulla rinascita a livello numerico, ma a livello di apprezzamento. Difatti su Steam attualmente il gioco ha delle recensioni positive e la community nei vari social sta apprezzando il lavoro di DICE. Dunque magari questa cosa ha invogliato la DICE ad aggiungere contenuti per tenere attivo questo Battlefield 2042 in vista del prossimo Battlefield, magari con una futura anche season 8. Ditemi voi anche cosa ne pensate. Detto questo ragazzuoli, il video per quanto riguarda protocollo festivo finisce qua. Spero che vi sia piaciuto e soprattutto che vi sia stato utile. In tal caso fatemelo sapere con un bel mi piace ed un commento dicendomi voi cosa ne pensate di questo evento e cosa vi aspettate dalla season 7. Iscrivetevi al canale se ancora non lo siete, passate da tutti i miei social, Discord, Instagram, TikTok, che trovate qui sotto in descrizione, come troverete anche il mio canale Viola, dove mi potete trovare live, salvo influenza, da lunedì a venerdì tutte le sere, compreso magari questa sera. Mi raccomando, vi aspetto. Io vi ringrazio per avermi seguito e vi auguro buone feste e noi ci vediamo con un prossimo video sempre by Bad Company Italy.